cosa vedremo tra poco in passerella? Vedremo una collezione molto colorata, divertente, il tema di partenza non è così forse scanzonato e divertente, è una riflessione che abbiamo fatto intorno alla quotidianità, al cibo. Ai bisogni, alle carenze, a tutto quello che di cui ha bisogno l'umanità in questo momento. Abbiamo cercato di lanciare un piccolo messaggio nostro in questo momento in cui c'è questa over offerta di programmi televisivi sul cibo, ristoranti, aprono continuamente pasticcerie, ristoranti dappertutto, chiudono i negozi di abbigliamento, ci è venuta un po' questa idea, questa metafora proprio sui bisogni e le carenze, quindi un po' l'idea che il cibo ne viene offerto tantissimo ma forse ce n'è anche poco, le persone soffrono magari di tante carenze. E quindi siamo partiti da questa idea, abbiamo cominciato a lavorare una collezione dove ci sono delle citazioni sul cibo, quindi vedrete un gobelin fatto con un quadro dell'Arcimboldo, ma con l'inserimento di elementi più contemporanei come le patatine o cose più contemporanee, vedrete delle macro stampe con sushi, delle macro stampe con Napoleone che mangia le patatine fritte. Abbiamo un po' ironizzato come sempre, siamo un po' tornati al nostro DNA originale, un po' di una collezione colorata e divertente. E invece per quanto riguarda gli accessori? Gli accessori per noi sono sempre molto 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 importanti perché veramente definiscono il look. E vedrete in passerella questi sandali dalla gomma molto alta, un po' tecnici, delle scarpe da barca con una suola trasparente, poi degli zaini appunto che mixano il tecnico con dei tessuti con le stampe di collezione e poi una serie di cappelli molto particolari, delle pagliette con i colori della collezione, dei cappelli con la doppia visiera, insomma accessori molto, molto divertenti.